Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. In verità, io vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il figlio dell'uomo con il suo regno. Allora, fratelli, oggi il Signore con queste parole viene ancora una volta a far luce sul nostro cuore, nella nostra vita. Non a caso sono le parole che seguono l'episodio famoso nel quale Pietro si era impaurito di fronte all'annuncio di Gesù circa il destino che lo attendeva a Gerusalemme. Si era impaurito e aveva ceduto ai pensieri carnali, ai pensieri del mondo, e aveva superato Gesù, si era messo davanti a Gesù, come uno scandalo, come una pietra che lo fa inciampare, che fa inciampare. Dice: No, 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 questo non ti accadrà mai, Signore. Pietro stava seguendo il Signore, aveva deciso di seguire il Signore, come è scritto nel Vangelo di oggi: se qualcuno vuole venire dietro a me. L'originale greco suppone una decisione ferma, già presa, il desiderio profondo di seguire il Signore, se desiderate seguirmi. Pietro indubbiamente desiderava seguire il Signore, ma nonostante dal cielo, dal Padre stesso, avesse avuto il sigillo che quel rabbì di Nazareth era il figlio del Dio vivo, nonostante avesse professato la fede che poi avrebbe confermato lungo tutti i secoli, bene, Pietro era ancora imprigionato nel pensiero mondano. Per questo Gesù lo redarguisce con forza, dice: Vai dietro a me, torna a seguirmi, non ti mettere davanti a me, torna dietro a me, perché tu con questi pensieri mi sei di scandalo, cioè impedisci che io compia la missione, mi impedisci il compimento della missione per la quale sono stato inviato. Bene, questo è il quadro delle parole, nel quale Gesù ha rivolto queste parole nel Vangelo di oggi ai suoi discepoli, a te e a me, perché evidentemente anche in noi il pensiero mondano la fa ancora da padrone, forse non tutti i giorni, forse non sempre, ma molto spesso. Per questo il Signore ci dice: Vuoi seguirmi davvero? Desideri seguirmi? E questo è il desiderio che tu hai nel cuore. Sono anni che mi stai seguendo in un cammino di fede serio, in una comunità concreta, cristiana, con fratelli concreti. Preghi, partecipi alle celebrazioni liturgiche, fai volontariato, ti impegni, non so, sei in missione, sei prete, sei una suora, sei una suora di clausura, sei un vescovo, sei un missionario. Sei partito con la tua famiglia già da molti anni, con tutti i tuoi figli, hai lasciato tutto per annunciare il Vangelo nei posti più sperduti e difficili del mondo. Sei in Giappone? Mi dice oggi il Signore. Hai deciso di seguirmi. Da 25 anni sei qui, in questa terra, in questi estremi confini della terra. Ebbene, davvero mi vuoi seguire?
Davvero oggi mi vuoi seguire? Anche questo è un Vangelo paradigmatico che potremmo leggere ogni giorno. Ma viene oggi, oggi, in questo venerdì di agosto. A te e a me. Allora guarda, vediamo se davvero vuoi seguirmi. Perché chi mi segue deve rinnegare se stesso, il proprio io. E questo significa una cosa sola: prendere la propria croce e seguirmi. Per i contemporanei di Gesù, per quelli che ascoltavano Gesù parlare, questa non era semplicemente una metafora. Avevano negli occhi l'immagine dei condannati al supplizio della croce, perché i romani facevano percorrere a questi condannati un cammino, quello che avrebbe percorso Gesù, per arrivare dal luogo del processo al posto stabilito per l'esecuzione, no? Della condanna a morte, caricando questo braccio orizzontale della croce, dopo essere stati flagellati, eccetera. Avete presente il film The Passion? Ecco, chi ascoltava queste parole di Gesù, prendere la propria croce e seguirlo, poteva subito immaginare, aveva davanti cosa ciò significava. Il significato profondo e assolutamente concreto e reale delle parole di Gesù, il significato pragmatico delle parole di Gesù. Il cristianesimo, fratelli, la sequela di Gesù, il seguire Gesù, non è un ideale, eh? Non è neanche una filosofia di vita, non è una serie di leggi, non è una religione in senso stretto e comune che. No, 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 no. Il cristianesimo è una praxis, è una forma di vita concreta, abituale. Per questo Gesù, in questo stesso Vangelo di oggi, dice che quando verrà il Figlio dell'uomo, darà a ciascuno secondo le sue azioni, cioè nell'originale greco secondo la sua praxis, secondo la sua forma di vita abituale. Non si inventa nulla, non si può giocare con questo, è molto serio. È molto serio perché ne va della tua salvezza, della mia salvezza e della salvezza del mondo. Vuoi seguire Gesù? Veramente questo desiderio? Significa, hai desiderio di salvarti? Hai desiderio di salvarti, non se ne parla più di questo. Chi parla dell'inferno? Chi parla della dannazione? Chi parla che c'è la concreta possibilità per noi di dannarci, di morire eternamente? Allora, seguire il Signore significa salvarsi. E siccome il Signore chiama alcuni e non tutti, e non può essere perché che chiama qualcuno a salvarsi e altri a dannarsi, perché le sue stesse parole sono che la volontà del Padre è che tutti siano salvati, significa che se tu ti salvi come una primizia. Chi è chiamato dal Signore a seguirlo è chiamato a salvarsi, a vedere salvata la propria vita per l'eternità, come una primizia di tutto il mondo, dei peccatori, dei poveracci, degli ultimi, di quelli che non conoscono a Cristo, anche di quelli che lo stanno rifiutando oggi. Allora, vedete quanto è importante la parola di oggi? Questa domanda, veramente vuoi seguirlo? Veramente vuoi salvarti? Perché non si può giocare, se non vuoi salvarti, tranquillo, vattene a casa. Forse ti dannerai. E molti che sono legati a te, che Dio ha pensato di salvare attraverso di te, non si salveranno, non lo sappiamo, è un mistero grande, eh? Ma è il mistero della responsabilità che Dio affida a tutti noi. Per questo mette davanti la croce, mette davanti il supplizio della croce, mette davanti il mistero pasquale, mette davanti il mistero della salvezza, mette davanti se stesso. Vuoi seguirmi? Sarai trasfigurato, come vedevamo ieri,
sarai trasformato in me, mi seguirai sulla via della croce, mi seguirai oggi, caricando quel legno sul quale sono scritti gli insulti, le infamie, le calunnie, le menzogne, le umiliazioni, il non essere compreso, l'essere rifiutato, l'essere messo da parte, il non essere consultato, il non valere nulla, l'irrilevanza per i figli, l'essere trasparente, irrilevante per il marito forse, le piccole grandi vendette della moglie, non lo so, la malattia, la precarietà economica, quello che tu stai vivendo oggi non può essere diversamente. Sarai caricato di questo con questo legno, sanguinerai e sarai crocifisso con Cristo. Perderai cioè la tua anima per Cristo, in virtù di Cristo e a causa di Cristo, perché l'avverbio proprio vuol dire tutte e due le cose in greco. Per Cristo, in virtù di Cristo, in virtù del potere di Cristo. Che ha di fare, che ha far, che ha, che può fare di te, pauroso, incapace di soffrire, un santo che offre la propria vita, ma anche a causa di Cristo, cioè a causa del fatto che sei stato chiamato ad essere sua immagine in questa generazione. Starai sulla croce e perderai la tua anima, la tua vita. In greco è anima, soffio vitale, traduce poi lo stesso ebraico, perché la vita era nel soffio vitale, nel respiro. Infatti sulla croce la causa della morte è il soffocamento, è morire soffocati. Così è morto Cristo, così morivano i crocifissi. Anche questa è un'immagine vera che i contemporanei di Gesù avevano davanti agli occhi, ma che tu allo stesso modo puoi avere davanti agli occhi, perché seguire Cristo significa che la vita, i fatti, gli eventi, le relazioni, le situazioni, la salute, tutto ti soffocherà. Allora, a questo il Signore ti sta chiamando. Lo desideri? Forse no. Forse, come abbiamo visto, come Pietro no. Forse stai resistendo, forse ti stai mettendo tra Cristo e il compimento della sua missione attraverso di te. Forse sei questa pietra che ti sta per far inciampare il Signore. Forse lo rinnegherai, come Pietro ha rinnegato il Signore. È lo stesso identico verbo, rinnegare se stessi o rinnegare Cristo. Pietro ha rinnegato Cristo e ha pianto amaramente. Ha sentito andarsene via la sua anima, la sua vita, quell'amicizia. Ma se è così, coraggio. Se oggi stai combattendo, ti stai ribellando, se oggi non stai accettando alcune cose della tua vita, se oggi stai scoprendo con questa parola che nel fondo non vuoi seguire il Signore davvero, non lo desideri, desideri seguire altri cammini per salvare la tua anima, già non sto parlando delle concupiscenze, della vita borghese, non sto parlando di quel tipo di salvezza della propria vita, no, no, la salvezza della tua anima. Se tu stai pensando che salvare la tua anima, l'anima dei tuoi figli, salvare l'anima di tuo marito, di tua moglie, delle persone, passi per altri cammini, per parlare, per dialogare, per non so che cosa, e non per la tua crocifissione, e non per l'entrare nella volontà di Dio, cioè nel cammino con la croce sulle spalle, nel cammino che rinnega il tuo io. Forse tu stai desiderando altro per la salvezza della tua anima. Ebbene il Signore ti dice: lascia, abbandona tutto quello. Guarda, ti sto guardando con amore. Fissami, come io ho fissato Pietro, dopo che mi aveva rinnegato e tradito. Ti sto amando, ti sto parlando perché ti amo. Ti sto svelando quello che c'è nel tuo cuore. Questa praxis che tu stai portando avanti, questa forma di essere, di vivere, che sembra religiosa, sembra cristiana, ma nel fondo non lo è. Perché è profondamente ribellata verso l'ingiustizia, verso la croce.
Bene, io te lo sto rivelando perché ti amo, perché possano scendere le stesse lacrime di Pietro sulle sue guance e perché tu possa lasciarti abbracciare e amare da me. Fratello mio, coraggio, sorella mia, coraggio, coraggio. Alcuni non morranno, dice il Signore, prima di vedere il regno di Dio venire con potenza insieme a Cristo risorto, con la sua gloria. E già, oggi, ora. Lo puoi vedere soltanto come come Santo Stefano, che sotto la pioggia delle pietre che lo stavano uccidendo, dice: vedo il cielo aperto, vedo il cielo aperto, ecco, quando arrivano le pietre, quando sei crocifisso, quando cammini sul cammino della croce, quando soffochi, quando stai perdendo la tua vita, puoi vedere il cielo aperto. Perché? Perché Cristo è con te. Perché Cristo sta facendo suo, perché Cristo sta morendo per te, perché Cristo ha dato la sua vita per te su quella croce, ha dato il suo respiro, ha perso la sua vita per riaverla, per riguadagnarla. Come? In te. Sei tu il suo guadagno, sei tu la vita che Cristo ha riguadagnato perdendola, la vita eterna dentro di te. Per questo tu puoi vivere una vita eterna. Solo crocifisso puoi salvarti, cioè puoi vedere la vita eterna, puoi sperimentare la salvezza. Proprio passando attraverso il rinnegamento del tuo io, prendendo la tua croce di oggi. Non ti... È vero, è vero, è vero. Ci stiamo tutti quanti sforzando per guadagnare il mondo intero. Non il mondo, non sto dicendo già chissà che cosa, il tuo mondo, la tua famiglia. Guadagnare la tua famiglia, il mondo della tua famiglia. Guadagnare il mondo dei tuoi affetti, guadagnare i tuoi figli. Perché ti obbediscano, perché si comportino in un certo modo, perché studino, perché non so che, perché tua moglie, perché tuo marito, perché i tuoi compagni di scuola, perché la tua fidanzata, il tuo fidanzato. Tu stai combattendo per questo. E anche se lo ottenessi, i termini sono tutti quanti commerciali, quelli che sta usando Gesù, è molto interessante. Cioè, c'è un commercio, un trafficare parole, gesti, pensieri, tutto, no? Denaro. Ma anche se tu riuscissi a ottenere tutto, che tua moglie ti rispetta, che tuo marito è stupendo, che i tuoi figli ti obbediscono, che sul successo, hai successo nel lavoro, anche se ottenessi tutto questo, lo prendi e con questo puoi avere la tua vita, la tua anima? Puoi offrire il tuo respiro vitale per amore? Con tutto questo puoi amare, puoi perdere la tua vita, puoi perdonare un nemico? Puoi entrare nel cancro attraverso di questo? No. Non puoi, perché dice il Cantico dei Cantici, se uno desse anche tutti i beni della sua casa per l'amore, sarebbe da disprezzare, cioè non c'ha prezzo, cioè tutto è gratuito. Ecco il cuore della parola di oggi. È tutto gratuito, fratelli. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portate frutto. Non tu hai desiderato di servire il Signore. Questo Pietro doveva capire, questo devi capirlo tu oggi e ogni giorno della nostra vita. Lui mi ha scelto al punto di dare se stesso e il suo amore genera in me amore e desiderio di seguirlo. Lui fa tutto, è lui. Allora abbandonarsi completamente alla sua fedeltà, al suo desiderio che tu e io lo seguiamo, perché ha scelto te, ha scelto me, ha scelto la Chiesa per essere una primizia di salvati, di redenti per tutta questa generazione. Buona giornata.